Grazie Presidente. Io debbo particolarmente rivolgere un ringraziamento a chi si è adoperato per mettere a punto questa legge sulla concorrenza, sul mercato, in una situazione di grande difficoltà, per cui un plauso al sottosegretario Bitonci, al presidente De Carlo e ai due relatori Ancorotti e Bergesio, nonché al ministro di riferimento Urso, ministro delle imprese, in una situazione dove, e qui vado in risposta ai colleghi dell'opposizione che sono intervenuti, dove può anche essere semplice o può essere difficile fare un provvedimento, ma questo è in funzione solo delle difficoltà del momento. Una legge annuale che sancita dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, ma dove ogni anno che si è susseguito è stato un anno diverso dal precedente. E io credo mai, come in questo, fosse difficile creare una legge che rispettasse, che andasse incontro ai consumatori, ma nel contempo che aiutasse il commercio. Non dimentichiamo, non possiamo far finta che il conflitto russo-ucraino non esista, non possiamo far finta che l'attacco di Hamas a Israele sia una cosa che non ci tocchi, non possiamo far finta che l'aumento del costo delle materie prime non ci appartenga, non possiamo far finta che l'aumento dei tassi della BCE non esista. Ecco che redigere una manovra in questi termini, sostanzialmente effettuando una ricognizione sullo stato di fatto, non è stata cosa semplice, è stata una cosa virtuosa che questo governo attraverso i suoi rappresentanti ha fatto. Ebbene, sono stati toccati molti punti essenziali, molti punti che ci consentiranno di superare le difficoltà, perché quando ci troviamo di fronte ad una legge come questa dobbiamo capire che gli obiettivi sono tutelare, promuovere la concorrenza in quanto fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica, ma, come ho detto prima, per proteggere gli interessi dei consumatori e creare una maggiore giustizia sociale. E questo dovrà portare inevitabilmente a ciò attraverso la possibilità di accedere al mercato. Direi che tutti questi aspetti sono stati, come ho detto prima, messi a punto nei vari articoli, nei 21 articoli di questa legge. Come possiamo non far presente quanto importante sia avere come primo obiettivo lo stanziamento dei fondi del PNRR? I 18 sono stati citati prima, i 18 miliardi e mezzo incassati come terza rata non sono frutto di un qualcosa di dovuto, ma è comunque un premio ai 54 obiettivi che la Commissione europea aveva chiesto al nostro governo e che puntualmente ha soddisfatto. Quindi diamo atto di questi aspetti che non sono questioni di poco conto. Ma l'altro obiettivo importante, che era, diciamo, contenere le previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della milestone, questa pietra miliare, questo appuntamento intermedio degli obiettivi che abbiamo di fronte per quanto riguarda il PNRR. Quindi potenziamento e pianificazione dello sviluppo da parte anche che riguarda la rete elettrica, è stata citata la rete elettrica nazionale, ma anche per quanto riguarda il gas. Ma e perché no non citare, lo è stato detto, ma mi rivolgo particolarmente all'opposizione perché sembra che questi aspetti non contino, quelli che sono poi stati definiti come da considerare, da promuovere, l'utilizzo di contatori intelligenti, i cosiddetti smart meters. Ma poi le concessioni per quanto riguarda i posteggi, il discorso della Bolkestein, signori miei, non è una cosa cui possiamo recepirla
perché un signore, un certo Fritz, ha deciso che in un qualche modo si possa, senza tener conto di chi per decenni ha gestito aree quando queste non esistevano, quando ha fatto degli investimenti, quando anche aree pubbliche per il mercato, per i posteggiatori, sono frutto di decenni di lavoro, di professionalità, di investimenti, e dare la possibilità di riflettere su questo e di continuare in questa zona difficile è stato fondamentale per questa manovra e per aiutare il commercio e, ripeto, i consumatori. Ebbene, in una logica come questa non poteva non esserci giustamente quella proroga ai dehors. Non possiamo criticare chi lavora, chi crea occupazione, chi crea benessere, come possa essere un privilegio avere un anno di proroga, ma bensì un aiuto dovuto in una situazione di estrema difficoltà, come ho accennato prima. Ebbene, nel continuare nell'elencazione, ma il teleriscaldamento, l'attenzione, come ho detto, anche al piano di intervento sul soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria, anche questo è un aspetto importante che non va sottovalutato. Ma poi un altro aspetto è la pubblicità, la possibilità di informazione, la trasparenza, quindi i contributi ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mezzo di vendita. Ma anche un altro aspetto che riguarda l'articolo 9 sono i contratti a distanza che, se non previa presa visione con ricezione del documento di contratto, non hanno valore, ed era questo anche un aspetto importante, come a volte, ed era in un qualche modo stato sottovalutato, e questo provvedimento lo prende in esame in maniera seria e fattiva. Ebbene, signori, per arrivare, non chiaramente riprendere i vari aspetti che i colleghi della maggioranza hanno in maniera puntuale evidenziato, devo dire che non può che il gruppo che rappresento, che ho l'onore di rappresentare, esprimere parere favorevole su questo provvedimento. Un parere favorevole che dà merito ad un governo, ma diciamolo pure, che a differenza dei precedenti, e dati alla mano parlano chiaro, in un anno ha dato molti provvedimenti, provvedimenti concreti, provvedimenti in un clima di grande difficoltà, come ho detto, per cui va dato atto a chi ogni giorno, e mi auguro che la minoranza possa prenderne atto con consapevolezza e magari, perché no, cambiare idea e votare favorevolmente a questo provvedimento. Grazie a tutti.